I Le Fonti Awards tornano a celebrare l'eccellenza. L'undicesima edizione del prestigioso riconoscimento si è tenuta giovedì 23 settembre in una delle location più affascinanti e prestigiose di Milano. La cerimonia ha visto salire sul palco a ritirare l'autorevole riconoscimento gli studi legali, i professionisti e le imprese che hanno sfidato e vinto la crisi, mantenendo alti livelli di eccellenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Digital Health. E il premio va a Polipharma. Complimenti a Polipharma. Eccoli, anche loro qui attentissimi davanti, giustamente. Andiamo a leggere la motivazione: per confermarsi per il secondo anno leader nel settore pharma, con particolare attenzione verso la digital health, per gli importanti investimenti dedicati all'infrastruttura digitale con l'obiettivo di sviluppare progetti sempre più innovativi a supporto del sistema sanitario, per la competenza delle risorse che la porta a essere un'eccellenza storica consolidata e in costante crescita. Polipharma, complimenti. Per ora direi che è il team più numeroso che è salito sul palco. Però guarda Giacomo, vieni qui, perché adesso, ok, facciamo accomodare. Sì. Però ti sei accorto di qualcosa qui? Vabbè, prima andiamo a dire qual è il premio. Sì, però una cosa alla volta. Il premio è CEO dell'anno Digital Transformation Pharma. E il premio va ad Andrea Bracci, Polipharma. Quindi rieccolo, come si dice in questi casi. Non c'è nessun errore, la dobbiamo ricavare sul palco. Per la capacità di guidare l'azienda basandosi su fiducia e qualità del servizio con un approccio fortemente innovativo. Per le spiccate competenze dimostrate in tema di trasformazione digitale che hanno apportato nel tempo un grande valore aggiunto alla realtà, svincolandola dalle tradizionali dinamiche aziendali e rendendola un'eccellenza del settore. Grazie anche ai fotografi che hanno aspettato che finissi la motivazione. Prego. Beh, insomma, complimenti, l'abbiamo fatta riaccomodare, però era giusto così, così ha fatto un nuovo ingresso sul palco. Complimenti quindi a Polipharma per questo doppio riconoscimento. Complimenti ad Andrea Bracci. Siamo qui con Andrea Bracci, CEO di Polipharma. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Ecco, anche quest'anno risultate vincitori per il premio Le Fonti, confermandovi sia nella categoria imprese, sia come CEO dell'anno. Le chiedo un commento a questa duplice e importante vittoria. Allora, indubbiamente siamo onorati e orgogliosi di questo riconoscimento che per il terzo anno consecutivo Le Fonti assegna alla nostra azienda. E tutto ciò fa parte di un percorso, fa parte di un processo che la nostra realtà ha iniziato nel 2017. Noi abbiamo approcciato al nostro progetto aziendale con un processo di digital transformation integrato all'interno di tutta la realtà aziendale. Abbiamo compreso che era importante per la nostra realtà trovare un meccanismo, trovare un processo che ci trasformasse da azienda farmaceutica a smart pharma company. Lo abbiamo fatto partendo dalla consapevolezza che la nostra realtà è stata sempre vicina alla classe medica e volevamo in qualche modo cercare di innovare la nostra realtà e la nostra cultura per offrire alla classe medica un maggior supporto, un maggior sostegno. E questo, devo dire, è stato un percorso che, come dicevo, è iniziato nel 2017 e grazie a questo percorso noi nel 2020, quando appunto c'è stato il periodo del lockdown e quindi c'è stata praticamente la sospensione delle attività da parte di tutte le aziende, siamo stati in grado comunque di continuare la nostra attività gestendo la comunicazione con la classe medica, spostandola dal face to face al remoto, alla phone call e web call.
E devo dire che questo processo è stato molto importante per noi. Molte aziende in quel periodo si sono sicuramente un po' disorientate, hanno avuto un po' un momento di fermo. Noi in quel momento, grazie al processo che avevamo già cominciato ad attivare, abbiamo rilanciato, abbiamo lanciato un progetto che abbiamo chiamato Digital Revolution, proprio perché volevamo incrementare, implementare questo tipo di progetto, e quindi chiaramente abbiamo aggiunto con formazione, con attività focalizzate proprio sui nostri uomini, abbiamo aggiunto ulteriore, diciamo, esperienza per poter diciamo, essere di supporto ai medici nel periodo proprio di lockdown, dove loro avevano bisogno anche di tante informazioni, perché comunque in quel periodo noi non abbiamo parlato dei nostri prodotti, delle nostri farmaci o delle nostre soluzioni terapeutiche. Molto spesso ci siamo cimentati nel fornire loro informazioni sul Covid, perché c'era anche molta confusione rispetto a quale dovesse essere l'approccio medico, insomma, di fronte a un problema di così grande spessore. Per cui noi questo ci ha molto classificato all'interno del comparto farmaceutico come un'azienda veramente molto innovativa sotto questo punto di vista, tant'è che noi vogliamo continuare, stiamo continuando questo progetto cercando di spingere proprio ancora di più l'evoluzione culturale di questo comparto, che va appunto sempre più in un contesto di innovazione. Quindi quando si parla di innovazione, oggi lo sentiamo in tanti comparti industriali, si parla di digitalizzazione. Il PNRR nell'ambito farmaceutico, i 50 miliardi che ha stanziato nell'ambito della sanità, 19 sono dedicati alla sanità digitale, quindi c'è un indirizzo anche dell'Italia, ma un'Italia che nell'indice DESI europeo del 2020 la pone al terzultimo posto come nazione digitalizzata, e pone gli italiani come l'ultimo popolo in termini di cultura digitale. Quindi c'è molto da fare, e pensiamo quanto c'è da fare nell'ambito medico in questo tipo di processo culturale nuovo. E noi proprio per questo abbiamo investito. Qualche mese fa abbiamo siglato un accordo con la School of Health della Università La Sapienza di Roma, proprio perché vogliamo attivare quello che è la nuova cultura della digital medicine, e metterla a disposizione degli operatori sanitari, dei pazienti e di tutti i professionisti sanitari, proprio con l'intento di costruire un percorso, un processo culturale che ci possa far risalire anche nella classifica DESI a cui facevo riferimento prima. Ma non stiamo facendo solo questo, stiamo facendo anche un'evoluzione, perché la prima parte l'abbiamo dedicata alla digital transformation che ha impattato sull'organizzazione. Ora stiamo andando anche nella direzione di sviluppare soluzioni digitali, quindi abbiamo già avuto la possibilità di sviluppare e di testare due digital support, tra l'altro che hanno avuto già dei riconoscimenti ai Life Science Excellence Awards di quest'anno, ma non solo questo, stiamo costruendo una nuova piattaforma web ad uso dei farmacisti, e un'altra piattaforma sempre web che possa essere di ausilio alle farmacie ospedaliere. Ecco, diciamo che è un'azienda che ha cambiato completamente direzione, cioè vuole sicuramente andare dietro alla modernizzazione, quindi chiaramente creare appunto nell'ambito del percorso anche di azienda farmaceutica un'azienda che piano piano si possa trasformare, insomma, in un'azienda biodigitale. Questo è chiaramente questo riconoscimento è frutto di tutto questo, dell'osservazione che magari le fonti e il comitato, insomma, che ha qualche misura dato alla Polifarma questo tipo di riconoscimento, è frutto di questo percorso, che è stato un percorso lungo, però un percorso che ci ha posizionato e ci posiziona oggi come un'azienda veramente leader
in questo comparto. Certo, assolutamente. Le chiedo a questo punto se ci può illustrare quali sono stati i punti di forza e quali le criticità, chiaramente se ci sono state, che avete affrontato lungo il percorso prima di arrivare a questo traguardo. Allora, vorrei partire prima dalla criticità, perché costruire un percorso di questo genere sicuramente ha necessità di una focalizzazione. Noi siamo partiti con l'idealizzare il progetto, mettere a punto quello che doveva essere il nostro percorso e sostanzialmente ci siamo dettati dei tempi entro i quali fare questo tipo di processo, e quello già è un bel livello di complessità, perché comunque mettere a terra, poi passare dalla progettazione all'azione di un progetto che comunque ha un impatto molto forte sull'organizzazione aziendale, indubbiamente non è cosa semplice. Devo dire che la cosa più critica che in questo percorso abbiamo dovuto affrontare è stato il cambiamento culturale delle persone. Chiaro che quando un'azienda affronta un processo di questo genere deve partire comunque dalla necessità di cambiare le logiche che sono all'interno dell'azienda. Noi siamo passati da un'azienda tradizionale a un'azienda che oggi pensa esclusivamente digitale, quindi c'è stato tutto un percorso culturale che sicuramente è stato molto faticoso e che magari in qualche frangente ci è costato anche, insomma, no, un rallentamento nel processo, e quindi chiaramente questo è stato l'elemento più critico, insomma, che abbiamo dovuto in qualche misura affrontare. Inoltre, in tutto questo abbiamo voluto mantenere molto solidi i nostri valori, perché non abbiamo perso nulla dei nostri valori di eticità, di familiarità di azienda, non abbiamo assolutamente toccato nulla in termini di valori esattamente. Quindi è chiaro che anche questo ci ha obbligato a muoverci, insomma, in una certa direzione, anche velocemente, perché il mercato ritenevamo che chiedesse questo genere di velocità, però nello stesso tempo dovevamo comunque essere attenti a mantenere una certa logica aziendale. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto comunque coinvolgendo le persone dall'inizio. Nel momento in cui noi abbiamo costruito il progetto, abbiamo coinvolto tutto il personale dell'azienda indistintamente, e l'abbiamo fatto costruendo dei bootcamp per parlare di digital marketing, per parlare di trasformazione digitale. Abbiamo fatto formazione, abbiamo fatto delle attività di workshop o delle attività anche di videogames che comunque potessero in qualche misura far entrare le persone, no? Quasi giocando all'interno di una nuova dimensione, di una nuova realtà. E devo dire che questo ha avuto e ha accelerato molto il processo, perché ha tranquillizzato molto le persone. Quando uno parte con un progetto, appunto, e dichiara di voler partire con un progetto di digitalizzazione, inevitabilmente la prima cosa che si ha all'interno di un'azienda è un po' la paura, no? Di che cosa succederà, di che cosa accadrà. Per cui il nostro processo era proprio indirizzato a tranquillizzare tutti quanti, a coinvolgere tutti quanti in questo percorso, che poi avrebbe invece consentito all'azienda soltanto di innovarsi, no? e non assolutamente di perdere, appunto, valori, di perdere risorse, ma solo di creare un vantaggio competitivo molto più ampio rispetto agli altri. Ecco, e qui, diciamo, poi sono nati un po' i punti di forza, no? di questa situazione, cioè che ci ha consentito sicuramente questo percorso di andare incontro alle necessità e ai bisogni dei nostri customers, che sono i medici, che sono chiaramente tutti gli operatori sanitari, perché comunque siamo molto più veloci nelle azioni, siamo molto più abbiamo un contatto molto più diretto. Oggi tutto ciò che è digital, tutto ciò che è interazione, insomma, che non sia solo interazione face to face, comunque, insomma, è entrata un po' nella cultura di ognuno di noi, quindi è chiaro che non abbiamo trovato grandi barriere, se non, insomma, molto spesso più barriere tecniche che non barriere culturali da parte dei nostri interlocutori. E quindi questo ha consentito di rinforzare tantissimo la nostra attività, perché comunque quello che noi
prima facevamo con un face to face che chiaramente aveva un certo numero di, consentiva un certo numero di contatti giornalieri, annuali, eccetera, eccetera. Questo tipo di processo l'ha comunque duplicati, ha comunque consentito una duplicazione dell'effort promozionale, chiaramente ponendoci su un vantaggio competitivo nettamente superiore rispetto a tanti altri. Noi abbiamo raddoppiato il nostro, quasi raddoppiato il nostro effort promozionale mantenendo la stessa struttura organizzativa, che se lo vediamo da un punto di vista di vantaggio competitivo è veramente qualcosa di eccezionale. Ma nello stesso tempo ci ha lanciato, e qui secondo me è stato un altro punto di forza di questo progetto, ci ha lanciato in un percorso nuovo, in un mondo nuovo, in una visione, ripeto, di azienda da farmaceutica a biodigitale. E quindi noi lo sviluppo che vediamo, insomma, proprio anche connesso a tutto quello che sarà lo sviluppo dell'Italia in termini di innovazione tecnologica e digitale, lo vediamo anche impattante molto fortemente nel nostro mercato e nel nostro comparto, per cui noi siamo sicuramente pronti e preparati per affrontare tutte le sfide che questo nuovo mondo farmaceutico ci chiederà, anzi vorremmo essere e saremo sicuramente i promotori di tante iniziative che indubbiamente faranno parte del mercato farmaceutico del futuro in ambito di digitalizzazione. Siamo in contatto con tante società scientifiche, siamo in contatto con università, siamo in contatto con tanti attori che parlano appunto la nostra stessa lingua, magari di comparti diversi. Sappiamo che il nostro mercato si ridisegnerà come tutti i mercati che comunque sono impattati dalla tecnologia, come tutti i mercati che in qualche modo avranno questo tsunami legato all'innovazione tecnologica. E quindi in questo disegno di mercato noi vorremmo essere un'azienda moderna e quindi essere veramente un farmaceutico, un'azienda farmaceutica che guarda al futuro veramente con un occhio, insomma, a quello che poi è la modernità. Solo per dirvi e per dare qualche indicazione rispetto alla numerica, cioè cosa ha voluto dire per noi questo tipo di progetto. Noi siamo riusciti a contattare circa 35.000 medici in ambito, diciamo, di contatto face to face e digitale, e quindi 35.000 medici hanno accettato di darci la loro privacy per essere contattati e quindi essere anche raggiunti non solo tramite il nostro informatore medico scientifico, ma anche tramite una comunicazione diversa. E quindi questo è una numerica molto importante. Considerate che in termini di numerosità di contatti che noi abbiamo avuto durante il lockdown sono stati oltre 60.000 contatti fatti solo in modalità digitale. Dal 2017 ad oggi abbiamo inviato come invii unici contenuti scientifici ai medici, ai nostri interlocutori, in un numero di 570.000 contenuti scientifici. Quindi una dimensione veramente, veramente enorme, che è frutto di tutto quello che noi, insomma, siamo stati in grado di fare faticosamente negli anni precedenti. Per cui per questo, insomma, siamo contenti di questo percorso, siamo contenti di questi riconoscimenti che, insomma, ci dicono che siamo sulla strada giusta, e chiaramente sono riconoscimenti che condividiamo con tutta l'organizzazione, con tutti quanti, perché è chiaro che poi un percorso, un processo di questo genere, per quanto tu puoi avere una visione, puoi avere un'idea, poi lo devi mettere nell'azione, lo devi portare avanti con tante persone senza le quali obiettivamente non si riesce a cambiare un'azienda. E noi, insomma, di questo siamo veramente, veramente contenti. Vorremmo non fermarci e continuare a sognare, insomma, il mondo del futuro, anche perché abbiamo nella nostra organizzazione tanti giovani e quindi abbiamo l'obbligo di guardare al futuro proprio per garantire il loro futuro, perché poi questo mondo, noi siamo convinti che cambierà anche il mondo farmaceutico, e quindi le organizzazioni, per mantenerle stabili, devono essere, insomma, competenti, e comunque, insomma, no, devono saper stare in un mondo che oggettivamente sarà impattato e cambierà tantissimo. Siamo qui ora con Gabriele Sabatino, Innovation Digital e Communication Manager di Polipharma. Buonasera, benvenuto. Salve, grazie. Ecco, le chiedo, si tratta della terza vittoria consecutiva ai Lefonte Awards, il che indica che vi state chiaramente muovendo verso la giusta direzione. Quindi, a questo punto, quali sono gli obiettivi per i prossimi anni?
Allora, per i prossimi anni di sicuro ci aspetta una sfida che è importante, in un certo senso anche epica per il nostro settore, perché il Covid di fatto ha creato una nuova realtà, si chiama nuova normalità, alcuni tecnici la chiamano, cioè tutto quello che era il modo di operare, il modo di gestire i percorsi di cura prima del Covid, quasi sicuramente cambieranno da oggi per il futuro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi tutti cittadini avremo delle modalità diverse per accedere a dei percorsi di diagnosi e dei percorsi di cura e di conseguenza poi anche i medici e gli operatori sanitari, le strutture ospedaliere dovranno riorganizzarsi per gestire il proprio lavoro in un modo che sarà comunque diverso rispetto all'epoca pre-Covid. Questa cosa è ancora più vera se noi consideriamo il PNRR, il piano del governo che prevede dei grandissimi investimenti per quanto riguarda la riorganizzazione delle strutture ospedaliere e soprattutto il potenziamento della medicina territoriale e domiciliare, che è fondamentale proprio per come l'Italia è fatta da un punto di vista urbanistico. È molto importante arrivare anche alle periferie dell'Italia e quindi in questo tipo di scenario di sicuro il digitale sarà il fattore che sarà abilitante per attivare questo cambiamento e questi nuovi processi. Noi all'interno di questo scenario, quindi di cambiamento come Polifarma, stiamo lavorando su due fronti parallele. Il primo è interno. Stiamo implementando nuove piattaforme di marketing automation e di business intelligence basate sull'intelligenza artificiale, proprio perché vogliamo prima di tutto andare a capire cosa sta avvenendo in questo cambiamento, e questo tipo di piattaforme ti dà il ritorno di dati in tempo reale che ti permette poi di decidere ed essere agile nelle decisioni strategiche. E poi successivamente, logicamente, ci fa comprendere ancora di più come e cosa i medici, i pazienti, i nostri partner vogliono, cosa interessa, e di conseguenza offrire sempre più servizi mirati e personalizzati per la classe medica. Basti pensare che l'anno scorso, durante l'era Covid, Polifarma ha registrato quasi 400.000 record digitali di interazioni. Tutta questa fonte dati sarà analizzata da questa intelligenza artificiale e fornirà delle informazioni per capire qual è il miglior servizio da offrire a un cardiologo, a un oculista, quali sono i suoi bisogni, e questo per noi è molto molto importante. Il secondo settore, la seconda area di intervento è quella della medicina digitale, cioè che tutto ciò che il digitale o più in generale la tecnologia può fare per migliorare la medicina. Per intenderci, esistono due tipologie di medicina digitale. La prima è quella che misura, cioè in un certo senso sono tutti quei sensori, quella tecnologia che è capace di analizzare uno stato di salute, dei parametri vitali, magari a casa del paziente direttamente, in modo tale da avere delle aderenze a una terapia migliore, oppure dei percorsi di controllo da parte del paziente in autonomia, che vede come va il decorso della malattia e magari come intervenire. Per la parte di intervento, invece, una seconda parte in cui la medicina digitale può fare tantissimo, che è quella appunto di intervenire insieme alla molecola per migliorare gli outcome clinici. La cosa fondamentale, logicamente, è che in questo percorso di digitalizzazione della medicina, qualsiasi strumento che noi introduciamo in quest'area sia validata da un punto di vista scientifico. Oggi, per esempio, esistono quasi 500.000 di app all'interno degli store, quindi Apple Store, Android, app che logicamente trattano della salute. Se conteggiamo però quelle che sono validate da un punto di vista clinico, si contano sulla dita di una mano, sono troppo poche. È molto importante quindi introdurre questi strumenti in un modo tale che siano verificati dai veri e propri trial clinici, alla stessa stregua di un farmaco. Tutto questo percorso di cambiamento quindi lo affronteremo anche considerando poi
i nostri partner, che per noi sono i medici, sono i pazienti, coinvolgendoli nella creazione di questa medicina del futuro. Ed è per questo che abbiamo attivato il progetto con l'Unitelma Sapienza, proprio per offrire 9 corsi di formazione non solo ai medici, ma anche ai farmacisti ospedalieri, ai farmacisti territoriali, ai figli infermieri, ma soprattutto anche ai pazienti, per capire come questi strumenti loro li possano utilizzare per migliorare il proprio stato di salute. Un altro progetto interessante che a breve lanceremo è PolifarmaNex, che è un hub, e per noi la vogliamo considerare uno spazio di condivisione, cioè uno spazio in cui tutte le persone interessate a questo tema, sia che sia un medico, un paziente o una start-up, può trovare esempi concreti di medicina digitale applicata, può trovare degli spazi di confronto e magari può collaborare con noi per costruire la medicina digitale, la medicina del futuro, che si chiamerà banalmente soltanto medicina tra pochissimi anni. Bene, grazie a Gabriele Sabatino, Innovation Digital e Communication Manager di Polifarma, e di nuovo complimenti per questo riconoscimento. Grazie a voi.